Questa è la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Sicilia Film Fest, che si svolgerà quest'anno, come avete visto, dal 5 all'11 giugno ai cantieri culturali della Zisa, e che avrà un'apertura il 4 giugno al Teatro Biondo di Palermo, una serata inaugurale che sarà dedicata alla musica e che prevede l'intervento della madrina che svegliamo qui per la prima volta, che è Sabrina Impacciatore. Stiamo organizzando una serata particolare che sarà dedicata appunto alla musica, con l'intervento della rappresentante di lista, che è un giovane gruppo siculo toscano, della banda Alle Ciance di Serena Ganci di Iota Tola, e che sarà condotta come ogni anno da Filippo Luna, che ringrazio, e che sarà in scena anche venerdì e sabato con lo spettacolo You Know presso la sala Strehler del Teatro Biondo. Fin dall'inizio abbiamo voluto fortemente che il cinema deserta venisse riaperto, e adesso insomma ci sembrava giusto fare la nostra parte portando tutta la settimana del festival. Tra il cinema deserta e un'arena all'aperto, ingresso gratuito, in cui presenteremo per lo più film italiani presentati dagli autori, e invece dentro avremo il solito festival. In totale sono più di 52 film, ma ci saranno anche dei concerti all'aperto, ci sarà la possibilità di mangiare, di bere, insomma creiamo un village cinematografico ai cantieri, con la possibilità di incontrare tanti autori, tanti registi, attori, insomma sarà una settimana di cinema intensa. Grandi nomi anche da Cannes. Grandi nomi anche da Cannes, noi guardiamo sempre ai maggiori festival internazionali, sono i nostri punti di riferimento, sono quelli che frequentiamo per andare a scegliere i film. Alain Giraudy, Jan Gonzalez, Esther Martin Bergsmark, che è un giovane regista svedese oggi sconosciuto, ma anche Xavier Dolan, che ha vinto il premio della giuria a Cannes, era sconosciuto prima che lo portassimo a Palermo. Insomma, puntiamo sui giovani e puntiamo al contempo anche sulla storia del cinema. Noi siamo davanti a una manifestazione di livello internazionale, con ospiti internazionali, con un livello di qualità altissimo, sul filo dell'eccellenza, e allo stesso tempo di una manifestazione che ha saputo stare dentro la città di Palermo, legarsi a questa città, crescere con questa città e crescere sul tema dei diritti. Palermo ha fatto un lavoro, ha fatto un cammino, questo cammino naturalmente ha segnato dei passi importanti, ma tanti altri ne dovrà segnare, questo, e di questo siamo tutti consapevoli. Però il dato importante è che il Sicilia Queer è uno dei pilastri su cui quel cammino si è fondato.